Sono molto preoccupato. Preoccupato per cosa? Dobbiamo solo dire a Spooky che non vogliamo più andare a giocare a casa sua. Ah? Oh? Che cos'è? Ha collezionato un miliardo di gomme? Andiamocene via. E anche per sogno, dopo tutta la strada che abbiamo fatto. Dobbiamo chiamare Spooky e se non è qui ce ne andremo. Ok, va bene. Spooky? Sei a casa, Spooky? Non è a casa. Posti, mi hai chiamato tu? Spooky, eravamo solo di passaggio. Parleremo un'altra volta. Non vi sento. Forza, venite qui e ditemi tutto. Non saremmo mai dovuti venire. Cosa stai facendo, Spooky? Voglio una gomma rossa, quindi la sto prendendo. Spooky, fermati! Tutta la pila rischia di crollare! Tranquilli. Eccola! Sei incorreggibile! Spooky? Spooky? Cap? Dove siete finiti? Posti! Siamo bloccati sotto una montagna di pneumatici! Devo fare qualcosa? Il telefono di emergenza! Squadra di soccorso, sono Jean. Jean, devi aiutarci! Emergenza! Emergenza! Cap e Spooky sono bloccati sotto un mucchio di pneumatici! Squadra di soccorso, pronti all'azione! Ricevuto! Questi sono davvero tanti pneumatici. Sarà molto difficile trovare una via d'entrata. Saranno nei guai se non li tiriamo fuori subito. Ellie, perché non vai avanti tu? Noi ci faremo strada nel labirinto. Vi conduco io, ragazzi. Sono già stato qui e credo di ricordare il percorso. Bene, sbrighiamoci. Che cosa devo fare? Posti! Ellie, da quella parte, sotto la gomma rossa. Tranquillo, Posti. Ci pensiamo noi. Tu va a metterti al sicuro adesso. Ok. Veloci! Pesano troppo! Roy, e adesso dove andiamo? Siamo completamente circondati. È difficile orientarsi qui. Ragazzi, guardate! Quella gomma era in quello stesso posto prima. Credo che non abbiamo fatto altro che girare in tondo. Dobbiamo trovare un modo di uscire da qui, ragazzi. Riproviamo questa strada un'altra volta. Non ce la faccio più! Pazienza, ragazzi, e sarete fuori! Non ce la farò mai a salvarli da solo! Fermi! Sono sicuro che io e Spooky siamo passati di qui prima! Questo è un bivio! Sai da che parte dobbiamo andare? Beh, non è facile! Sono piuttosto sicuro che siamo vicino alla casa di Spooky! Pensa, Roy! Calmati e vedrai che ricorderai la strada! Polly, sbrigati! La situazione è più grave del previsto! Scusa, Ellie, ci serve ancora qualche secondo. Roy ce la sta mettendo tutta per ricordare la strada. Ti avevo detto di starmi vicino! Sbrigati! Ci sono! Bene, seguitemi, ragazzi! Veloci! Non ce la faccio più! Più gomme esposto e più ne vengono fuori! Veloci, ragazzi! Ehi! Ragazzi, da questa parte! Sbrighiamoci, coraggio! Cap, Spooky! State bene! Credo
credo di essere ancora vivo. Ho la vista offuscata. Cos'è? Tre. Quattro. Mi chiedo proprio dove siano finiti gli altri. Oh? Ah! Lì c'è un mostro! Cosa fai? Esci di lì! Esci subito di lì! Oh, non è possibile! Va avanti e scopri cosa succede. Agli ordini. Signor costruttore. Sono qui. Tutto bene? Sì, io sto bene, ma vi prego, fate qualcosa con quel mostro. Non ci sono informazioni. Cosa potrebbe essere? Sono qui! Ellie, che cosa succede? Non ne sono sicuro. Sto cercando di scoprirlo. Lo avete sentito? Sembra proprio che abbia bisogno di una mano. Ellie, avvicinati e noi ti copriremo le spalle, tranquilla. Ok. Roy, tu va a destra e tu, Amber, va a sinistra. Agli ordini! Cosa? Spooky è il mostro? È Spooky! Polly, dobbiamo intervenire. Quell'edificio sta per crollare. Spooky, inizieremo con lo spostare i pali. Cerca di non muoverti. Andrà tutto bene, vedrai. Ragazzi, dobbiamo fare attenzione mentre spostiamo i pali. Va bene! Spooky! Che cos'è successo? Amber! Ero così spaventato mentre ero intrappolato qui. Ora sei libero, Spooky! Spooky, andiamo fuori di qui. Ce la puoi fare? Sì. Mi dispiace, ma purtroppo non ce la faccio da solo. Aspetta! Lascia fare a me. Non so perché, ma sei incastrato. Uscite! La costruzione sta per crollare! Devo uscire! Devo farcela! Calmati, Spooky! Ti portiamo fuori noi, sta tranquillo! Ma ho paura! Ho paura! Polly, puoi controllare la ruota destra di Spooky? Subito! Oh, trovato! Fatto! Spostiamolo! Forza, Roy! Andiamo! Oh!
sarà? Oh, di certo non ha pulito nemmeno questo posto. Aiutatemi! Oh? Qualcuno venga a salvarmi! Cleany! Ellie! Ma come ci sei finito lì dentro? Oh, fermati dove sei! Cosa? Riesco a muovermi! Devi aiutarmi, Cleany! Anch'io sono bloccato, Ellie! Sì! Ti avevo detto di fermarti dov'eri! Oh, credo proprio che dovremmo chiamare i rinforzi! Avete avuto sue notizie? È fuori da un po' ormai! Nessuna! Ellie! Hai trovato Cleany? Sì, l'ho trovato e siamo entrambi incollati qui fuori. Incollati? Che cosa vuoi dire? È una lunga storia. Per favore, venite ad aiutarci. Ok, Ellie. Stiamo venendo ad aiutarvi. Tranquillo. Eccoli! Cleany! Eccovi! Cos'è caduto, Ellie? Come vedi, è caduta della supercolla a terra e io e Cleany non riusciamo più a muoverci. Credo che questo spieghi perché Cleany oggi non sia venuto a raccogliere la spazzatura. Sì. Riuscireste a rimuovere la colla? Non preoccuparti, credo di poterlo fare. Riuscite a muovervi? Ah, evviva! Ha funzionato! Anch'io ora sono libero! Grazie, Amber! Nessun problema! Spiegami una cosa, Cleany. Stavi cercando di pulire questo disordine da solo quando ti sei incollato? Sì, diciamo di sì, perché la macchina si è rotta e si era accumulato tutto. È tremendo, ma sta tranquillo, Cleany. Ti aiuteremo noi a pulire. Sul serio? Certo! Vi ringrazio moltissimo! Ehi! E se i cittadini di Broomtown dessero una mano, finiremmo subito se lavorassimo tutti insieme! Amber, è una grande idea! Sì! Vado a chiamare i nostri amici! Ehi, ragazzi! Siamo arrivati! Ciao, ragazzi! Ciao! Guardate! I nostri amici sono qui! Grazie infinite! Prego, Cleany! Ci dispiace non aver apprezzato tutto il duro lavoro che hai fatto! Anche a noi dispiace! D'ora in avanti faremo la nostra parte! Molto bene! Dato che siamo tutti qui, che ne dite di metterci in azione? Le bottiglie vanno qui e le lattine qui! E la plastica in questo contenitore! Ah, tutto a posto, Dump. Ok. Fantastico, sembra che abbiamo finito. Caspita! Grazie ragazzi per il vostro prezioso contributo! È stato un piacere!